Pomeriggio all'ippodromo del Mediterraneo per una nuova serata all'insegna del galoppo, 6 corse nel palinsesto ippico con la prova principale nella quarta del convegno, nella maiden abbinata al premio Santorini, si correrà sulla velocità dei 1200 metri di pista piccola e in campo ci saranno ben 11 soggetti di 2 anni. A precedere la prova sotto clou, il premio Mykonos, un handicap discendente, questa volta sulla selettiva distanza dei 2100 metri della pista piccola. E in campo scenderanno ancora 11 soggetti, ma questa volta di 3 anni ed oltre. Ad apertura invece il premio Rodi, prova a vendere sui 2300 metri della pista grande, 3 anni ed oltre subito al via, sono soltanto in tre a figurare nel campo partenti dopo il ritiro di Ecopass e Javier. Partiti. All'interno Outback, quindi Ottawa, al largo Super Vulcano. L'andatura è buona, quando i cavalli transitano di fronte alle tribune con Ottawa che ora guadagna la leadership, per linee esterne si mantiene Super Vulcano, poi Outback. I tre concorrenti vanno ad affrontare la prima piegata con Ottawa battistrada. Quindi Outback e Super Vulcano. Si completa la piegata, si affronta ora la dirittura opposta, non cambiano le posizioni, con Ottawa sempre a graduare in avanti a piacimento nei confronti di Super Vulcano, con all'interno Outback. Cavalli lungo la dirittura opposta con Ottawa che si mantiene saldo leader nei confronti di Super Vulcano che staziona per linee esterne, quindi lungo la corda Outback. Cavalli a tre quarti della dirittura opposta con in vantaggio sempre Ottawa nei confronti di Outback e Super Vulcano. Si affronta la curva di pista grande con Ottawa sempre in buon vantaggio nei confronti di Outback, richiesto Super Vulcano a tre quarti della piegata di fondo. Outback, Ottawa si mantiene sempre in buon vantaggio a quattro lunghezze Outback, quindi Super Vulcano. Quando ora si entra in addirittura d'arrivo con Ottawa in vantaggio all'intersezione delle piste, al suo inseguimento si mantiene Outback, poi Super Vulcano. Cavalli ai 350 finali, inizia la salita con in corda Ottawa, al sesterno Outback. Outback passa in vantaggio, quando i cavalli hanno speso veramente tanto, Outback si svincola dal battistrada iniziale Ottawa e torna al successo. Vince quindi Outback nei confronti del battistrada iniziale Ottawa, poi a lunghezze Super Vulcano. Ancora in evidenza Outback a Siracusa, scende ovviamente in una categoria inferiore e torna al successo. Sì, devo dire che mi impensieriva moltissimo Super Vulcano dall'ultima prestazione. Dove arriva quarto in condizione ad oggi, rendevo 6 kg e avevo paura di lui. Poi ho visto che in curva già faticava, quindi in curva già pensavo di vincere. Infatti è stato così, ha vinto abbastanza agevolmente. Si cambia tracciato e si accorcia la distanza nel premio Poros, handicap discendente per la seconda prova del palinsesto. Al via sono 10 soggetti di 3 anni che andranno ad affrontare 1200 metri della pista sabbia. È tutto pronto? Partiti! Alcherina!
tende ad assumere l'iniziativa, viene anticipata da Happy Rocks, quindi Spere Valley in netta swing per linee esterne, ancora Lear Princess, Fontana Loda, poi Calindero, chiude il gruppo Seul Rouge. Si va ad affrontare la piegata con Happy Rocks impegnato all'interno da Mago di Setubal, dal top 8 per linee esterne in netta swing, quindi Alca Perla, Lear Princess in quinta posizione a contatto a ridosso dei primi. Quindi Calindero per linee esterne, ancora Arca Perla, poi Spere Valley, la addirittura d'arrivo con Mago di Setubal in vantaggio al suo esterno, Ninetta Swing, poi Happy Rocks, quindi Arca Perla, ancora Alcherina, cavalli ai 200 finali con Ninetta Swing che è passata di forza nei confronti di Mago di Setubal, quindi al largo Happy Rocks e Alcherina, Ninetta Swing vince nettamente nei confronti di Mago di Setubal, Happy Rocks e Alcherina. E in attesa della Maiden, la prova principale del convegno che sarà di scena per la quarta prova del palinsesto, adesso entriamoci nella prova sotto clou, nell'handicap discendente abbinata al premio Mykonos. Sono 2100 metri di pista piccola da affrontare per i 9 3 anni ed oltre rimasti al via dopo la non partenza del numero 1 dello schieramento Snow in the Rock e del numero 9 Mr. Yaitoi. Sui 2100 metri, Kawasan 4,17. 4,36 Super Menife, partiti. Azzurro Mare assume subito il comando e scende lungo la corda. Al suo esterno Mr. Galli, poi Zenas, ancora Super Menife, Kawasan, questi primi 5. Sesto è Marfasul, quindi Disappear, Genti d'Abruzzo e Saviello. Cavalli che vanno ad affrontare la piegata con Mr. Galli, Azzurro Mare a fare andatura in avanti nei confronti di Super Menife, Kawasan, poi Zenas, Marfasul, quindi Disappear, Genti d'Abruzzo con all'estrema attesa Saviello. Si va ad affrontare l'addirittura opposta, gruppo allungato con in vantaggio Mr. Galli, una lunghezza Super Menife, terzo scivolo Azzurro Mare. Poi quarto risale Zenas, quinto è Kawasan, in sesta posizione Marfasul, per linee esterne segue Disappear con a contatto Genti d'Abruzzo, poi a quattro lunghezze chiude Saviello, chiude il gruppo Saviello. Cavalli prossimi ora all'imbocco della piegata conclusiva con Mr. Galli sempre in vantaggio, al suo esterno si mantiene Super Menife, terzo è Azzurro Mare, quarto a contatto è Zenas, quinto è Kawasan, poi Disappear, lungo la corda Marfasul, Genti d'Abruzzo e Saviello in coda al gruppo. Si va a completare la piegata con Mr. Galli in vantaggio quando ora si entra addirittura d'arrivo, al suo inseguimento si mantiene Super Menife, poi per linee interne Azzurro Mare, a largo Kawasan e Zenas, quindi Marfasul, Saviello a largo dello schieramento, cavalli ai 250 metri finali con Zenas in corda, al suo esterno Kawasan, poi Saviello a largo di tutti, Zenas all'interno, a largo Kawasan, se la giocano questi con Zenas che è a mezza di margine, Zenas si salva da Kawasan, poi Saviello e Mr. Galli. Bene, complimenti al team Guerrieri. Era annunciato già Zenas che insomma era stato preparato a puntino per questa corsa, era vero? Sì, è vero, il cavallo stava benissimo, avevamo solo un problema, il terreno, perché era duro. Però si è trovato bene, la corsa si è andata benissimo, abbiamo vinto. Grazie. E adesso siamo giunti alla prova centrale del pomeriggio del convegno, insomma una Maiden abbinata al premio Santorini, veloci 1200 metri della pista piccola, saranno la distanza e il tracciato da affrontare per gli 11-2 anni ed oltre raccolti a via. È tutto pronto, i cavalli sono in partenza, partiti. Parte il leggero ritardo Lake Dancer, velocissima Isola d'Arcadia.
che assume di slancio l'iniziativa, quindi per linee interne Lunina Isola d'Arcadia in avanti, poi Neon Glitter, Lux in Arcana tra i primi, Alkaidu, poi lungo la corda Red Jasmine. Cavalli che affrontano la piegata con Lunina in vantaggio nei confronti di Isola d'Arcadia. Poi per linee interne si mantiene Neon Glitter al largo Alka Coco Moon, quindi a ridosso dei primi Lux in Arcana. Poi Red Jasmine si entra addirittura con Lunina in vantaggio, al suo esterno si mantiene Isola d'Arcadia. Poi al largo Lux in Arcana, quindi Red Jasmine, siamo ai 200 finali con Lux, con Lunina in corda al suo esterno, Isola d'Arcadia, poi Red Jasmine, Lux in Arcana, siamo nel tratto finale con Isola d'Arcadia, quindi Isola d'Arcadia, poi Lunina a seguire, Lux in Arcana e Red Jasmine, questo è il probabile ordine. Complimenti al signor Giacomo Muscarà, un bellissimo acquisto questo di Isola d'Arcadia che vince subito al debutto qui a Siracusa. Sì, ho comprato perché avevo il fratello Givoletto che ha corso qua bene, poi non si è più ritrovato, ha avuto dei problemi. Però questa è la sorella e grazie a Dio sta andando bene, grazie alla scuderia Marciales perché me l'hanno data, allenata e preparata. Complimenti. Grazie ancora. E saranno ancora veloci 1200 metri della pista piccola ad essere affrontati nel premio Gina, un handicap discendente che vede in pista però 8 soggetti di 3 anni ed oltre. 21 partiti. Leditari e Armenian Force subito in avanti, poi Amore Sperros, in quarta posizione Stavrogin, quindi Spirit of Hero. Cavalli dopo i primi 200 metri con Armenian Force in vantaggio nei confronti di Stavrogin, quindi Leditari, per linee esterne Magnus Dream, poi Spirit Divine, Scattarello e Amore Sperros. Si completa la piegata, si entra addirittura d'arrivo con in vantaggio Armenian Force nei confronti di Stavrogin, poi per linee esterne Magnus Dream, per varchi Leditari, ancora a largo Spirit Divine, Amore Perros, a largo dello schieramento Scattarello, cavalli ai 150 finali con Stavrogin in piena spinta, Stavrogin passa di slancio, deve subire poi il ritorno di Spirit Divine, Stavrogin, Sebastiano Guerrieri a segno su Spirit Divine e Leditari. E chiudiamo con il premio Salamina, una prova a vendere sui 1500 metri della pista grande. A scendere in campo sono 5 cavalli di 3 anni ed oltre. 1,95 ora dopo l'ultimo aggiornamento. Partiti. Parte ritardo, in leggero ritardo Sisili, assume il comando invece Panar nei confronti di Comet Grey, poi in terza posizione Capita Stock Alca, quarto è Parterre de Roi a seguire Sisili. Cavalli dopo i primi 200 metri di gara con Comet Grey che ora assume il comando nei confronti di Panar. In terza posizione a contatto rimane Capita Stock Alca, tre lunghezze segue Parterre de Roi, poi Sisili. Cavalli che affrontano la curva di pista grande con Comet Grey in vantaggio nei confronti di Capita Stock Alca che risale per linee esterne. Terzo in corda Panar, quarto Parterre de Roi, poi a seguire Sisili. Si entra addirittura con il favorito Comet Grey in vantaggio, al suo esterno si mantiene sempre Capita Stock Alca, al largo risale con decisione Parterre de Roi, per varchi Panar, poi Sisili. Siamo ai 350 metri finali con Comet Grey che cerca di difendersi dall'attacco di Capita Stock Alca, poi Parterre de Roi, cavalli ai 150 finali. Con Comet Grey che deve subire il timido attacco di Capita Stock Alca
Comet Grey si salva da Capitan Stock Alca, poi Parterre de Roi e Sicily. Complimenti ad Andrea Puglisi per Comet Grey, che veniva da un terzo posto in una condizionata. Sicuramente oggi la categoria era molto abbordabile. Io penso che abbiamo vinto perché appunto la categoria era abbordabile, non l'ho mai fatto una prima riga, ma con questi penso che possiamo correrci tutti i giorni. Vola Isola d'Arcadia sulla pista del Mediterraneo, all'acquisto di Giacomo Muscarà, dimostra subito di voler far bene a Siracusa e porta a casa la prova centrale. Il premio Santorini, la maiden abbinata riservata ai soggetti giovanissimi di 2 anni. In sella Federico Bossa, che col quale Isola d'Arcadia scorre velocemente 1200 metri di pista piccola, giunge al traguardo disimpegnandosi dal duello poi ingaggiato tra Lumina e Lux in Arcana, che finiscono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Conferma le attese Zenas, che porta a casa il premio Mykonos, prova sotto clou del palinsesto, si presenta in gorda all'ingresso in dirittura, in lotta si scontra insomma con Giuseppe Djegovic, con Federico Bossa, e ingaggiano un bel testa a testa risolto poi dal primo, che conduce appunto Zenas al primo successo siracusano. Torna sul podio Saviello per la terza moneta. L'appuntamento con il galoppo al Mediterraneo, con il galoppo e il trotto, si sposta a venerdì e a sabato prossimo con il primo di una serie di convegni misti. Arrivederci.